Presso Villa Materazzo a Santa Maria di Castellabate, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la Fondazione Meeting del Mare, CREA, hanno inaugurato la natura svelata, armonia e conflitti nei paesaggi dell'arte. La mostra, inaugurata lo scorso 5 luglio, resterà in visione presso la villa fino al 5 settembre 2019. Non è una semplice mostra, oggi inauguriamo un capolavoro, posso permettermi di dire, perché il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, oltre ad essere paesaggio, ambiente, natura, oltre ad essere l'area protetta più grande d'Italia, oltre ad essere l'unica area protetta al mondo ad avere 4 riconoscimenti UNESCO, e anche tantissima cultura, tanta cultura, tanta arte, tanti momenti di straordinaria bellezza. E l'arte è il bello per definizione. Saggio è un messaggio di profonda eticità. Attraverso l'estetica, attraverso l'arte, passa un messaggio che riguarda il bene dell'individuo e delle comunità. Perché la natura svelata significa che il rapporto uomo-natura, uomo-paesaggio, uomo-ambiente, il nostro approccio all'ambiente nel quale viviamo, operiamo, non può essere mai di natura violenta, presuntuosa, pregiudiziale. La natura va svelata perché appaia nella sua vera essenza, nella sua bellezza più autentica, perché ha tante risorse da offrirci e la natura va amata e va rispettata. Questo si inserisce nel più ampio programma che noi facciamo da qualche anno di valorizzazione dei nostri beni, in una logica di ampliare l'offerta per i tanti villeggianti, i tanti turisti che frequentano questi luoghi, di modo che possano capire ed apprezzare il lavoro che facciamo, le tante bellezze e le peculiarità che sono insite nel nostro territorio. Quindi non solo natura, mare e quant'altro, ma anche e soprattutto cultura, perché il nostro territorio è ricco di tantissima cultura. Non è casuale che siamo l'unico parco al mondo che abbiamo 4 riconoscimenti UNESCO. Questo sta a significare appunto che il nostro territorio merita di essere goduto, fruito e soprattutto apprezzato maggiormente per i siti culturali che ha. Questo evento, che gode del patrocinio del parco, deve essere un'occasione per tutti i cittadini per avvicinarsi all'arte, riscoprire la cultura, ma soprattutto svelare quel pezzo di natura che forse anche molti cilentani non riescono ancora ad apprezzare. E stiamo investendo anche molte risorse per fare in modo che il parco sia sempre più vicino alle necessità della gente e delle imprese, ovviamente nella sostenibilità. Quindi iniziative che possano riguardare il rilancio dell'energia rinnovabile, quindi il coefficientamento di tutte le strutture, un rilancio che deve avvenire soprattutto sulla qualità, ma non dimentichiamoci anche e soprattutto la conservazione della natura. Questo è un polmone internazionale di grandissima importanza e io penso che tanti turisti che in questi mesi si avvicinano al Cilento possano apprezzarne ancora di più l'ospitalità, la ricchezza, la dieta mediterranea, non dimenticandosi che è un luogo da proteggere e quindi bisogna essere direttamente noi cittadini i primi a tutelarne questa bellezza.